vicine, vari UFO che vedete volare, non ci abbandonano mai. Questo qui sarà un tutorial, dove voglio condividere con voi alcune cose che ho dovuto fare ultimamente. Come sapete, come magari alcune di voi sapranno, negli ultimi weekend, cioè da quando comunque il tempo diventa decente qui, io solitamente mi trasferisco nel weekend dal venerdì al lunedì o dal venerdì alla domenica nella mia casa del mare. Quindi mi trovo a dover fare molte valigie, a dover fare e disfare ogni settimana, a dover partire per la volta appunto dei lidi che sono qua a pochi chilometri, ma soprattutto ultimamente mi sono trovata in alcune situazioni in cui appunto devo darmi una mossa, truccarmi, molte volte magari non in bagno, ma in uno specchietto grande così o addirittura in macchina, oppure insomma diciamo in situazioni estreme, cioè dove non ho la mia postazione make-up, la mia organizzazione, non ho il mio tempo, magari in casa siamo più di uno, quindi non ho le mie tempistiche, ma devo comunque guardare anche un po' gli altri. In quei casi elimino tantissimi prodotti, anche proprio nel momento in cui faccio il beauty prima di partire, anche in moto, stesso discorso, vi ho già fatto un video tempo fa sul kit della perfetta zavorrina e più o meno il discorso è quello. Ho fatto quindi negli ultimi weekend molti trucchi dove non utilizzo assolutamente i pennelli perché non ho proprio tempo, utilizzo magari i cotton fioc, quelli usa e getta per dirvi, quelli ad uso make up, quindi quelli con la punta a punta e con la punta piatta, non so se li avete visti, si trovano in quasi tutti i supermercati. E il più delle volte faccio lo stesso tipo di trucco, quindi è un trucco dove utilizzo una matita e due ombretti. Gli ombretti in questione sono stati questi qua negli ultimi make-up che ho fatto. Ecco, l'ho già smontato, eccolo qua. E sono questi qui che sono i duo di Essence che sono appena usciti e fanno parte della collezione. Questo qua si chiama Summer Flirt, è lo 09 ed ha questi due colori, vedete un azzurro e un color petrolio. E vi devo dire che qualitativamente, secondo me, superano addirittura le palette, queste qui, che erano uscite. Secondo me sono un po' diversi proprio a livello di prodotto e li trovo veramente, veramente validi e mi piacciono proprio tanto. Vado con le dita e utilizzo solitamente una matita waterproof facile da sfumare, possono essere le Flash Eyeliner o le Multiplay di Pupa, che sapete che sono le matite che più utilizzo, soprattutto quando devo scegliere una matita da portarmi via. Quindi porto via proprio poche poche cose. Di questi qua so che ci sono anche altre colorazioni, ora non me le ricordo. Dietro addirittura ci sono, vedete, le spiegazioni. E c'è un'altra colorazione sicuramente che è composta dal rosa e da un grigio che ho regalato a mia cognata perché un giorno l'ho truccata e le avevo regalato appunto questo duo che da viaggio secondo me è fantastico. E quindi volevo mostrarvi appunto come mi trucco nel momento in cui non sono a casa e quindi non ho tutto il mio kit per truccarmi. Allora, non trovo già più. Vabbè, come prima cosa vado di burro cacao. Ho già applicato il mio correttore e la mia crema, ovviamente. Vado con Neve Makeup, quindi fondotinta minerale. Caldo il prodotto nel tappo, guardate che polvere, e inizio con movimenti rotatori ad applicare il prodotto. Ne metto un altro po'. Solitamente d'estate, se non sono ancora abbronzatissima, tendo ad applicare una crema colorata sul viso. Ce ne sono tantissime in commercio di varie marche e
non colorano, cioè sono un fondotinta leggermente più leggero, oppure vado ad utilizzare questo qua che è il nude di Dior, che mi piace molto perché è veramente veramente leggero, ovviamente non nelle giornate di calore estremo, di temperature alte, perché altrimenti vado a fare più danno che altro. Dopo la passata di fondotinta minerale, applico la mia cipria Hollywood, che in questi giorni, se non avessi, non so veramente come farei. Basta poca, vedete? E la vado ad applicare nei punti dove la mia pelle diventa più lucida. E vi garantisco che da quando utilizzo questa, la mia pelle non diventa più lucida. Ecco qua. Quindi per quanto riguarda la base, ho finito. Come base per il mio occhio Rabizum, eccoci qua. Sentite d'ora che russa, vabbè, è un classico ormai. Allora, vado a scegliere una base leggermente satinata, leggermente che colori. Allora, io come basi ho queste qui, che sono quelle di Mavala, che ho in queste colorazioni. Solitamente porto via questa e questa per fare i colori, i trucchi scuri e i trucchi chiari. Però ultimamente mi state vedendo utilizzare molto questa qua, che è di Urban Decay ed è il Primer Potion, quello leggermente un pochino colorato. Adesso andiamo ad utilizzare questa, così la vedete, dai, che è quella chiara, appunto, perché farò un trucco su questi due colori. È praticamente un ombretto in crema che però può essere utilizzato anche da base. La vado a distribuire su tutta la mia palpebra, compresa l'arcata. Vedete che vi dà già un effetto abbastanza luminoso. I cotton fioc di cui vi parlavo prima sono questi qua, che vedete sono piatti da una parte e a punta dall'altra. Come prima cosa, io in questo caso vado ad applicare la mia matita e ne porto via solitamente due, che sono una matita scura e una matita chiara. Come matita chiara vado ad applicare questa qua, che è la Flash Eyeliner, e traccio una semplice linea sul mio occhio, non importa che siate precise. Questo farà sì che il colore si intensifichi nella parte dove avrò applicato la mia matita e vado a stenderla, a sfumarla leggermente. Qua vedete, è una cosa molto molto grossolana. Prendo i miei due colori e con un dito vado a picchiettare il colore su tutta la palpebra mobile. Per dargli un po' di sfumatura, vado con il mio cotton fioc e sfumo le parti dei contorni. Vedete che il colore rimane più concentrato dove avete fatto la vostra righettina, che però è praticamente scomparsa. Prendo il colore più scuro di questi qua e con un dito più piccolo. Quindi ho utilizzato questo per l'applicazione, ora vado ad utilizzare uno di questi due. Lo picchietto vicino al mio condotto lacrimale, quindi metterò la colorazione più scura verso l'interno dell'occhio. Vedete che avrete ottenuto, poi ve lo potete giocare voi come volete l'intensità del colore.
Se non avete cotonfioc potete sfumarlo anche con le mani. Per quanto riguarda la sfumatura, in questa zona qui, cercate di farla il più possibile, con la parte del cotonfioc piatta, che ovviamente si farà un pochino distrutta, e in modo che non ci sia appunto un distacco netto con l'arcata sopraccigliare. Per quanto riguarda le matite, come vi ho già detto, utilizzo una colorazione più scura e in questo caso utilizzo o la numero 15 famosa di Pupa, che è, sapete, il mio colore preferito, oppure la Flashy Liner di Sephora, Flashy Green, la numero 04. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qua. E l'applico appunto nell'arcata, nella rima inferiore. Vedete che già comunque la matita sotto ha il suo perché. Con un pennellino, con uno scovolino, scusate, una spazzolina come queste, vado a fettinare le mie ciglia e anche le mie sopracciglia all'insù. Solitamente io al mare mi porto un gel trasparente da dare sulle ciglia, non sulle sopracciglia, quando vado in spiaggia, perché le pettino, le mantengo un pochino più in ordine e mi danno già un effetto meno occhio a pallone, perché con l'occhio chiaro, cioè a me personalmente l'occhio chiaro, completamente struccato, ovviamente non è che mi do l'ombretto quando vado in spiaggia, però mi do appunto un pochino di gel trasparente sulle ciglia per far sì che prendano, diciamo, una forma e stiano leggermente meglio, diano già un altro aspetto all'occhio. Mascara nero. Il mascara è una cosa che non mi faccio mai mai mancare, soprattutto quando faccio dei trucchi così semplici. Proprio perché cambia completamente, vedete, l'occhio. Sul resto del viso solitamente porto via soltanto una colorazione di blush, che ultimamente è questa qui di Shiseido, e utilizzo il pennello che ho all'interno in dotazione. Sfumo un pochino con le mani in modo che non ci siano due pallette di colore messe lì. Per quanto riguarda le labbra, solitamente ho un burro cacao che ora qua non ho, che è quello di Eufydra, che mi avete visto usare in un altro tutorial, che è un po' sbrilluccicoso ma non troppo, idrata tantissimo, quindi quello è in assoluto il burro cacao che mi porto sempre dietro. E poi questo weekend avevo questo qui di Kiko, che è il numero 125, che è un gloss, che in realtà però è abbastanza neutro. Colora leggermente, vedete, le labbra, ma praticamente non si vede. E trovo che stia bene praticamente con tutti i tipi di trucco che faccio sugli occhi, che solitamente sono, vabbè, in questo caso avevo questo duo, però solitamente molte volte mi rendo conto che porto via colorazioni sul marrone, oppure molto spesso questa palette qua di NYX, che vedete ha un po' tutti i colori che posso mixare tra loro, che è questo qui che avevo preso ancora il Cosmoprof. Questo qua è il trucco finito, vedete che comunque ha un bel effetto sugli occhi e ho fatto praticamente tutto con questo e con le dita. E, mi piace l'idea della matita sotto, quindi dell'applicazione della matita prima del trucco, in modo che poi il colore si intensifichi appunto attaccandosi alla matita. Provate ad utilizzare matite chiare e non scure, però ho provato su una mia amica che è mora e ha gli occhi scuri, e anche con una matita nera, applicando poi sopra l'ombretto di questo colore qua che le ho fatto comprare, che è di Collistar, mi sembra che però all'interno ha un pochino anche d'oro, è venuto molto molto bene il trucco. Adesso lei infatti si trucca sempre così. Niente, spero che possa essere utile per alcune di voi che magari stanno facendo weekend in giro, o che si spostano dal ragazzo, viaggiano in treno magari durante il weekend e che quindi si possono portare dietro poche cose. Come vedete, ho utilizzato veramente prodotti che possono stare in un mini beauty, che sono quindi il fondotinta, due matite, che sono queste due qua, un duo di ombretti di Essence, che però possono essere qualsiasi duo di ombretti,
come questo qua di Lancôme, oppure appunto una palettina, e vai tutto di mani, di dita, insomma, e questo qua è il risultato finale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!